Anche i Seven sono state vittime di questo mago Marrella, anche se però Mattia Leone l'ha tenuto abbastanza bene. Ti sei sacrificato oggi giocando in difesa, però. Sì, avevamo pensato di affrontare i Pet Club in questo modo, no, è andata male. Effettivamente cioè, è davvero provati. Forte questo Marrella? È molto bravo. Sì. Ah, forte. No, potenza. Ancora senza dama in porta, però avete avuto articolo 11 Caruso. Sì. Quindi comunque ha sostituito bene. Però dicevo, anche se abbiamo perso abbiamo demeritato. Fino al 4-3 cioè abbiamo sempre creduto, poi alla fine erano stanchi anche loro, quindi era più difficile recuperare. Così loro sono uno squadrone, guidato appunto da Marrella, anche Gioco, Cirino è fortissimo secondo me. Però noi ci siamo giocati egregiamente, abbiamo retto 5-3, vuol dire che siamo sempre stati lì, gli sci, peccato alla fine. Però comunque alla fine la sconfitta giusta, o meglio per loro la vittoria giusta. Non era questa la partita dove dobbiamo conquistarci dei playoff, sono adesso 3 partite, Guido Redos che è difficilissima anche quella, però noi ci crediamo. E poi le ultime due con Pata e Mari, sono in fondo, però con i Pata è un derby. E quindi dobbiamo sempre stare attenti, l'anno scorso ci hanno battuto. Con i Maribor sono penultima, comunque c'è Giannone che anche lui è un fenomeno. Che poi noi non siamo ancora una squadra che può affrontare una partita in maniera serena. Dobbiamo sempre sudarci per vincere, quindi è anche giusto così. Quindi non possiamo fare piani o altre cose del genere. Va bene, avete detto già, credo tutto, se volete aggiungere qualcos'altro non lo so. Adamo torna la settimana prossima. Adamo tornerà? Ah, un'altra cosa. Inquadrare che fino ha fatto il padarrotolo. Michele Signorino indegno. Ah, indegno. Però il Romano sarà offeso. Abbiamo un titolo. Va bene. Ragazzi, allora vi saluto. A chi lo diamo il rotolo interscuola settimana? Ho visto un singolo. Sì, Fulvio Federico l'abbiamo. Sì, perché? Perché alla quinta giornata, dopo la sconfitta con gli Stokes, aveva detto è finita la favola Fight Club, invece mi sa che la favola continua e come. Cioè, vabbè. Ragazzi, vi saluto, alla prossima, ciao. Grazie, ciao. Andiamo, bella gente. Fight Club! E perché non continuate? Questo se ne va. Bella vittoria dell'anticipo del venerdì del Fight Club. Grazie Marco. Una vittoria bella contro i 7 Up. Grazie Marco. Che i 7 Up era un avversario, diciamo, insidioso. I 7 Up. E tra l'altro con un arrotolato Fulvio Federico. Il primo titolo stagionale. Così la smette di fare il pessimista dalla squadra. No, non la smette. E vabbè, allora bella vittoria possiamo dire. Bella vittoria sofferta. Però bella. Ormai si può dire che. Sì, si può dire. Siamo ancora in B. Perché? Si può dire che non andiamo in B. Ma la matematica. Se tutto cosa va bene, dice? La prossima giornata. Un punto siamo su. No, ma è così, ma c'è la prossima giornata. Si tocca pure. Si fanno i calcoli la prossima giornata. Finché il capitano non porta la maglietta. Ascolta quello che ha detto. Non si va in strada. Ripeti. Senza maglietta del capitano non si va. Ascolta. Se la matematica non è un'opinione, noi dovremmo essere su. Se domani. Sì. Dai un altro. Hai sentito che ha detto Bruno? No. Siamo in Serie A ufficiale e siamo pronti pure a vincere. No, invece stavo ascoltando quello che stava dicendo Fulvio. No, lascia stare. Serie A ufficiale. Vuole l'altro rotolo. Siamo su, secondo me, se domani le squadre che sono sotto di noi, terzo e quarto possono far male. Ma dopo il rotolo invece vincono. Ma dopo il rotolo cosa c'è? La tavolozza direttamente. La sigla la confezione intera c'è stata il rotolo. Usa buono. Piuttosto che la zonetta per la doccia. Archiviate il campionato. Pensiamo alla coppa. Ripeto, la coppa di Lega contro i Toreros, vero? C'è telecronaca, grandissima partita. Non lo so, mi stavo proposto di fare telecronaca, ma bisogna vedere i capi cosa dicono. Sono scaramantico, l'ultima telecronaca fino male per i fatti. Bravo. Non le facciamo, niente telecronaca. In effetti. Ah,
come volete ragazzi, io non... quindi meglio non fare. Se la fa l'arca va bene, facciamo anche la ferrata. Chi è che fa il commento tecnico di Gesù di oggi? Francesco Mercuri. 8 Livio Suis ha segnato di nuovo. Tu lo senti? Ormai vuoi rubare la scena a Ciofalo? Il della squadra. Vuoi rubare la scena a Ciofalo? La scena, la presenza gli queste sono diverse. Quella farinerica. Ma non abbiamo parlato dell'articolo 11. Articolo 11. Camocca. Di Bella. Di Bella oggi ha parato con i suoi amici perché vi conoscete da parecchio tempo. Sì, pensiamo di sostituire Cernigliano, quindi era una mezza idea, che tra l'altro sappiamo che Luigi è d'accordo. Sì, 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 che lui se ne vuole andare. Vogliamo mandare Lions, fare questo scambio alla fine. River Plate. River Plate. Altrimenti che Piero si incazza. Mentre avete la Coppa di Lega mercoledì. Sì, sarà una grande partita, sarà difficilissima. E poi avete i Bula Boys del campionato. I Bula Boys. Bula Boys. Bula Boys. Tutto attaccato. Tutto attaccato. Ora, una domanda agli intervistatori: ma voi vi aspettavate questi Fight Club così sorprendenti in questo campionato? No. Ma come? Ma finisca davanti. Finisca davanti. Visto con rotola in mano, guarda come cambiano le cose. È diventato Spavalda con un rotolo in mano. Così sorprendente. Visto come rotolo in metà classifica. Zona tranquillità, vero? Magari zona playoff. Magari, dici magari. Quindi ecco pure, vi abbiamo la prossima stupito. Volta te lo portiamo noi il rotolo da casa. Vi abbiamo stupito. E il prossimo anno faremo ancora meglio. Se siamo su. Come ha detto, no, siamo su, e come ha detto Bruno, cioè, torneremo per il titolo. Cioè, ragazzi, anche perché tornerà a patti la clausura. Questo sarà l'alba in più della serie. Siamo va bene ragazzi, vi saluto, una buona serata, ci vediamo sabato prossimo con i Bula Boys, anzi mercoledì in coppa e poi sabato con i Bula. Ciao, ne ho rotolato, ciao.